tutti gli aiuti internazionali e ha offerto anche alla Cina il sostegno dell'intera comunità internazionale. Ed ora una storia che viene da Israele, dove un gruppo di volontari sta cercando di aiutare i bambini iracheni bisognosi di assistenza, ma si scontra con i pregiudizi della religione. Il corrispondente Claudio Pagliara. Aria ha un anno e mezzo, ora scoppia di salute e a giorni rientrerà in Iraq. La mamma, Paiman, dopo 3 mesi non vede l'ora. Dice che racconterà a tutti quanto sono stati bravi i medici israeliani del Wolfson Hospital di Holon, vicino a Tel Aviv. Anche Agie è iracheno, sarà operato la prossima settimana. La mamma a stento riesce a tenerlo in braccio, domani arriva anche il papà. C'è almeno un uscio in Israele oltre il quale la parola nemici perde ogni significato, quello di questa casa ostello per bambini iracheni, palestinesi ed africani bisognosi di cure cardiologiche, gestito da Save the Child's Hearts. Crediamo che ogni bambino, non importa da dove venga, abbia diritto alle migliori cure mediche possibili. Da quando non c'è più Saddam Hussein, sono 70 i bambini iracheni operati gratuitamente in questo ospedale israeliano. Ma contro questi viaggi della speranza, a Baghdad si sono scagliati radicali sciiti. Israele, ai loro occhi, è il male assoluto. Una protesta che per questi genitori risulta davvero incomprensibile. Ajna ha scattato tante foto in Israele, soprattutto al mare, che mai avrebbe creduto di vedere in vita sua. Le porterà in Iraq per mostrarle a parenti ed amici, insieme ai regali già acquistati per scaramanzia prima dell'intervento al figlio, che secondo i medici è difficile, rischioso. Auguri. Festa di compleanno in discoteca con tanto di invitati, ma la torta, c'era anche la torta e c'erano i regali, tutti.